Gara divertente e ricca di emozioni, quella tra Peperino e San Paolo, con le due squadre che non si risparmiano mai e danno vita ad un'entusiasmante botta e risposta. Il primo tempo è di Marchio Peperino, che chiude la prima frazione avanti 2-1, anche grazie ad un indomabile Mohamed Akraci. Il numero 9 di Mister Ruggeri sostituisce alla grande Toncelli e rappresenta per il San Paolo il pericolo numero 1. È lui a sbloccare la contesa dopo pochi minuti, raccogliendo un pallone vagante al limite dell'area e battendo Barrago con un destro centrale ma potentissimo. Il bomber biancorosso è un riferimento costante per i compagni, che vedono in lui un porto sempre sicuro. Sono tanti, infatti, i palloni lavorati da Akraci, utile soprattutto nel far salire la squadra. A metà primo tempo sfiora il gol dell'anno grazie ad una conclusione dalla propria metà campo, che termina fuori di poco. Nella ripresa il Peperino subisce il ritorno del San Paolo, che rimonta il match e si porta sul 2-3. Ma il numero 9 prosegue nella sua serata di grazia, con i difensori paulisti costretti spesso al raddoppio per frenare la sua fisicità. Nel secondo tempo si rende ancora pericoloso con una conclusione dalla distanza su cui deve impegnarsi Barrago. Alla fine il Peperino riesce a trovare il gol del definitivo 3-3, evitando una sconfitta che sarebbe stata immeritata. Mister Ruggeri può comunque godersi il suo centravanti e Mohamed Akraci, l'imprendi Roma Man of the Match di questo ottavo turno.